Leo Caroli, candidato al Consiglio regionale della Puglia nella lista Noi a Sinistra per la Puglia, già assessore regionale al mercato del lavoro durante la giunta Vendola. Sì, il buon governo della Regione Puglia, attraverso la giunta Vendola, ha dimostrato che si può governare con un respiro realmente riformista, e non c'è riformismo che tenga se non punta alla centralità del lavoro e delle politiche che ne conseguono. Nidi, microcredito sul versante dell'autoimprenditorialità da favorire e dell'imprenditorialità da sostenere e da proteggere in momento di crisi e di acuta difficoltà ne sono un esempio, così come le politiche industriali della Regione Puglia, autentico strumento innovativo ed incisivo per sostenere lo sviluppo del nostro sistema industriale, che ha prodotto investimenti privati per 1,5 miliardi di euro negli ultimi 5 anni, grazie ad un cofinanziamento pubblico di 400 milioni. Dimostrano che il ruolo gentile della mano pubblica nelle politiche industriali non solo può, ma deve esserci per arginare la crisi e radicare nella competitività e attraverso l'innovazione il nostro sistema industriale. Ed infine, lavoro minimo di cittadinanza, cantieri di cittadinanza. Mentre tanti invocano il reddito minimo, noi in Puglia ce l'abbiamo già con legge regionale. Il cantiere di cittadinanza offre nell'immediato a 5.000 pugliesi l'opportunità di essere impegnato in lavori di pubblica utilità senza un'assistenza, senza un sussidio, ma con una indennità che viene corrisposta per le prestazioni attuate in cantieri utili ai sindaci, e cioè ai cittadini e alla comunità. Il lavoro che include. Il buon governo della giunta Vendola ha posto al centro l'uomo ed il lavoro, e cioè è stato protagonista di una stagione, della stagione pugliese del nuovo umanesimo del lavoro. La mia candidatura vuole rappresentare la continuità in Consiglio regionale e nella lista Noi a Sinistra per la Puglia nella giunta Emiliano, la continuità del nuovo umanesimo del lavoro da Vendola alla Puglia del futuro, con Emiliano presidente.